Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di un set perfetto per chi vuole combinare il do it yourself con l'eleganza e la personalizzazione. Analizziamo insieme nel dettaglio il set Ashanti. Il set comprende una patta in ecopelle, eccola qui, in tinta unita, che misura 30 cm di larghezza e 22 cm di lunghezza, di cui 3 cm, eccoli qui, dedicati ad una chiusura a girello in metallo posta proprio sulla punta, per conferirle quindi un aspetto sicuramente distintivo e caratteristico. La peculiarità di questo set risiede sicuramente nella sua fascia centrale, decorata con un motivo zebrato che si estende per ben 49 centimetri in lunghezza e 9,5 centimetri in larghezza, avvolgendo così l'intera borsa e terminando anch'essa proprio con la chiusura girello. Eccola qui. Molto importanti sono i fori preforati di 0,4 cm di diametro, pensati per facilitare la realizzazione di borse crochet, presenti, eccoli qui, lungo tutta la fascia, ma anche alla base della patta. Un prodotto realizzato interamente in Italia, disponibile in 4 varianti di colore. Questa è la variante verde, che presenta quindi nella fascia zebrata verde e nero e l'esterno in ecopelle nero. Questo invece è il set Ashanti blu, che presenta nella fascia zebrata le varianti blu e nero e le copelle anche questo nero. Il set Ashanti invece bianco presenta la fascia classica zebrata bianco-nera e l'effetto in ecopelle esterno nero. L'ultima invece è la variante moro, vale a dire abbiamo un nocciola e un marrone molto scuro. La parte invece in ecopelle questa volta non è nera, ma bensì appunto moro. L'utilizzo delle copelle di alta qualità, perché per l'appunto made in Italy e dettagli argentati, sicuramente arricchiscono il design di questo set. Mentre la caratteristica fascia con motivo zebrato dà un tocco di unicità. Il vero cuore però pulsante di questo set Ashanti è sicuramente l'offerta che dà nella libertà creativa. Libertà che potrete tranquillamente esprimere proprio attraverso i filati sempre made in Italy che potrete trovare all'interno del catalogo Tessiland. Che sia quindi il Thai Sublime o il Thai Sublime Lux, se volete richiamare dettagli argentati o perché no smorzare un po' l'effetto, l'animo quasi rock di questo set Ashanti con dei colori un po' più tenui, naturali e pastello, potreste usare anche magari il Tornado. E se la perfezione non è stata ancora raggiunta, potete farlo aggiungendo magari dei ponticelli e una tracolla. Il risultato finale così è sicuramente una borsa decisa e di carattere, che testimonia perfettamente la fusione tra design e artigianalità, rendendola quindi il complemento ideale per chi voglia distinguersi con eleganza e originalità. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri social e di seguirci, e noi ci vediamo al prossimo nuovo articolo in un altro Tessila News. Ciao!